Come potremmo arrivare a un compromesso e avere un'alimentazione che sia sana per noi, abbordabile e che non faccia troppo male al nostro pianeta? Sicuramente un esempio di sana alimentazione ce l'abbiamo qui. No, si parlava della dieta mediterranea che oltre ad essere un'ottima combinazione di alimenti dal punto di vista della salute, è anche quella che forse, considerando più alimenti, distribuisce meglio l'impronta energetica, quindi il costo energetico in termini di emissioni di gas serra su più prodotti, e quindi sicuramente è quella meno impattante. E oggi c'è il modo anche per valutarlo, perché sempre più alimenti hanno l'etichetta che indica se un prodotto è ecosostenibile e quanto è stata la qual è stato il suo contributo all'inquinamento in termini di CO2 equivalente, in termini di carbon footprint. Quindi volendo ci si può informare scegliendo quegli alimenti che hanno l'impronta, l'eco label si chiama, quindi questo può essere un suggerimento. Prevedendo un aumento della popolazione mondiale, prevediamo anche un aumento nella richiesta di carne. Come riusciremo a far fronte a questa aumentata richiesta dal punto della produzione alimentare? Ma io spero che non prenda piede una tecnologia che è quella della carne sintetica, che oggi di cui oggi si sente molto parlare, perché questo un pochino mi spaventa sinceramente. Invece so che ci sono molte industrie che ci stanno puntando. Io spero invece che si riesca a sopperire migliorando la conoscenza delle tecnologie e migliorando l'efficienza degli allevamenti, e soprattutto collaborando con i paesi che un domani avranno più bisogno di queste fonti proteiche, perché noi siamo ormai ad un livello di, non dico di autosufficienza, ma il problema ci sarà quando i paesi emergenti aumenteranno il loro consumo. E credo che la sinergia tra noi, che abbiamo la conoscenza, anche se è una parola grossa, ma comunque abbiamo gli strumenti per allevare in maniera sostenibile e con razionalità, forse dovremmo migliorare questa sinergia e fare in modo che anche gli altri paesi non attraversino, non percorrano le strade che abbiamo percorso noi, percorrendo anche gli stessi errori. Quindi sicuramente una trasversalità nella informazione e nella conoscenza.